Oh ragazzi, dopo il post partita, che mi mancava terribilmente, dopo la live pre partita, che è stata una scoperta, un esperimento riuscitissimo, mi mancava da matti anche mettermi qua e fare le pagelle di Juventus Milan, di iniziare a dire, oh sai che questo oggi, yeah, è un grandissimo giocatore, ma sai che invece Rabiot è sempre Rabiot? Vabbè, scherzi a parte, e per non volerne sempre Rabiot, ormai è diventato un meme praticamente sul mio canale YouTube, però ieri sera male male, arriveremo a parlarne. Prima di tutto vi invito a lasciare un mi piace a questo video mentre vi mettete comodi, comodi, comodi e aprite le orecchie per ascoltare tutto quello che ho da dire e di passare qui sotto in descrizione dove troverete il link per scaricare OneFootball sui vostri cellulari. Mi raccomando, fatelo per rimanere sempre aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi, dato che adesso non ci si ferma più. Da adesso fino a, probabilmente l'estate prossima, fino a giugno prossimo non ci si ferma più. E poi neanche, perché poi a giugno prossimo c'è l'Europeo, quindi dai. Partiamo da Gigi Buffon. Poveretto, cosa possiamo dire di Gigi Buffon? Niente, dato che ieri sera è stato un senza voto clamoroso. Non ha praticamente fatto parate rilevanti e quindi sì, era lì perché doveva essere lì. Però il contributo che ha dato alla causa è stato nullo, dato che comunque il Milan non è che abbia fatto questa grandissima partita. Noi l'abbiamo detto anche nel post partita, i link sono qui sopra nelle schede, abbiamo fatto probabilmente un partitaccio, ma il Milan non è che abbia fatto chissà che cosa e quindi Buffon giustamente si piglia un senza voto. Poi voglio prendere insieme i due esterni difensivi, quindi Alexandro e Danilo, e voglio premiarli perché secondo me hanno fatto una buona, buonissima gara, li ho visti pimpanti, li ho visti in forma, li ho visti anche in discesa sulle corsie laterali, quindi un 6,5 mi sembra assolutamente il minimo, e i miei complimenti perché ricominciare in questo modo con due terzini che vengono spesso criticati, Alexandro un po' dal passato, Danilo ovviamente è stato uno di quei giocatori presi di mira dalla critica, invece io voglio dire bravi tutti e due, nonostante un Cuadrado che sembrava il titolare promesso in questa partita, Danilo ha fatto una buona partita e Alexandro uguale dall'altra parte, mi sono piaciuti, bravissimi 6,5. Per i centrali di difesa, vabbè, invece è qualcosa di diverso, voglio dare 6,5 a Bonucci, anche se in realtà forse si poteva dare anche qualcosina di meno, però la Juventus è passata, non ha preso gol, quindi è anche giusto e doveroso probabilmente aumentare di mezzo voto la valutazione del giocatore, e invece voglio assolutamente premiare Matthijs de Ligt e voglio dargli 7 pieno, perché è stato un muro, è andato su ogni avversario senza paura. Quel video in cui mangia l'insalata mentre è arrabbiato, l'ha trasposto completamente e l'ha inserito in chiave difensiva. Ecco, il Delit che mangia l'insalata e il Delit che non può passare gli avversari è lo stesso. Non è lo stesso Delit, quello che annoda lo spaghetto nella forchetta e se lo mette in bocca e lo degusta. Quello non è Delit, tutto il resto sì. Bravissimo Matthijs, grande prestazione. Parliamo poi di Pjanic. Ahimè, non so neanche come descriverla questa cosa. Si può dire invisibile, si può dire non mi sono reso conto del fatto che fosse in campo, in cabina di regia ad amministrare il gioco, ed è brutto da dire, perché nella live di Kinoshi ieri del post partita, anzi del pre partita, avevo detto, oh sai che forse sono contento di dare piani titolare, perché se Sarri dopo aver detto, si era un po' perso, però appena starà bene lo faremo giocare, lo mette titolare la prima dopo la ripresa, vuol dire che qualcosa nella testa di Pjanic è scattata, quella scintilla per farlo tornare ad essere un giocatore da Juventus. Quella scintilla ieri sera non c'è stata, non so se per via di una condizione atletica molto molto precaria, e questo vale per tutti, assolutamente, mettiamocelo in testa, segniamocelo con la matita rossa, facciamo un cerchione immenso, questo vale per tutti, o se un discorso ancora una volta è legato alla voglia, mai in verticale, mai con i tempi accelerati, sempre un Pjanic trotterellante, poi anche magari quando la Juventus si è ritrovata in superiorità numerica il ritmo della gara si è abbassato terribilmente e Pjanic si è adeguato. Io gli do 5. Gli do 5 perché veramente non mi è parso di aver visto Pjanic giocare a pallone ieri sera. Non lo so, magari qualcuno di voi è in disaccordo. Qui sotto nei commenti aspetto le vostre opinioni. Mi piace sempre creare un po' di discussione e leggervi per capire se è un'impressione mia o se effettivamente è andata così. Poi le mezze ali invece molto bene secondo me. Matuidi gli voglio dare 6,5 perché ha fatto una gara onesta per quanto mi riguarda, anche di inserimento. Poi vabbè, sappiamo bene, Matuidi non è un goleador. Lì per lì si è ritrovato a colpire quel pallone vagante, non è riuscito a metterlo in porta, un po' come aveva fatto a Madrid con l'Atletico dopo aver segnato il gol in questa partita qua di Champions League. E vabbè, 6,5 però penso che abbia fatto una partita onesta. Ma il centrocampista sul quale dobbiamo dedicare tutte le nostre attenzioni invece è un altro, è quel signore con il 30 sulla schiena, uruguaiano,
che non aveva voglia di finire la partita, probabilmente. Secondo me, se noi andiamo a cercare Bentancur in campo in questo momento, è ancora là, ok? Che sta pressando i giardinieri che stanno mettendo a posto lo stadio. Ieri sera Bentancur ha pressato Sarri mentre andava a casa, ha pressato i compagni sotto la doccia, ha pressato la sua fidanzata quando è arrivata a casa, il suo cane è passato, lui ha pressato anche il suo cane. Bentancur ieri sera ha pressato chiunque e stamattina si è svegliato e ha detto cazzo devo andare a pressare ancora. Che forte che è stato Bentancur, migliore in campo, senza ombra di dubbio. Se De Ligt si era meritato 7, a Bentancur almeno 7 più, esageriamo, 7 e mezzo. Potrebbe essere 8, ma a Bentancur ancora manca una cosa, l'inserimento per il gol. Dovesse riuscire Bentancur a diventare un centrocampista completo anche per via degli inserimenti e delle finalizzazioni più elevate, dato che comunque non è che abbia mai segnato tantissimo in maglia Juve, ecco lì diventerà un centrocampista completo. Adesso è oro nel nostro centrocampo, un giocatore essenziale in grado di dare il grinta, mordente e tecnica in mezzo al campo, una cosa che nella Juve di oggi non è assolutamente scontata. Bravo Rodrigo, migliore in campo sei tu. Sì, sì. E poi ci sono Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allora, era un tridente che mi aspettavo e che volevo vedere. Ho detto wow, se il Milan non è a posto gliene facciamo 100 per modo di dire, però ero sicuro di vedere almeno due gol da parte della Juve. Quando poi la Juve è partita a palla nei primissimi minuti, dopo che Douglas Costa si era praticamente mangiato un gol dopo 70 secondi, al rigore fischiato a Ronaldo, e vabbè, l'errore ci sta. L'espulsione di Rebic, ho detto bene, qua li spacchiamo, invece finisce 0-0 contro un Milan che aveva delle assenze pesanti, perché Ibrahimovic, Teo Hernandez, Carvajal non erano della partita, in 10, ok? Dopo che la Juve era iniziata pressante, opprimente, mi è dispiaciuto tantissimo vedere il ritmo completamente abbassato. Mi è dispiaciuto tantissimo vedere Douglas Costa che pian piano perdeva energia. Ma lì probabilmente è un discorso atletico. Douglas Costa gli do 6, perché secondo me ha fatto una partita onesta, non ha fatto chissà quale partita. Il 6,5 forse sarebbe eccessivo, il 5,5 sarebbe ingiusto. Douglas Costa ha fatto una buona partita. Poteva essere addirittura il primo calciatore in Italia a segnare dopo la quarantena, dopo 70 secondi. Doveva solo un po' aggiustare la mira. Dybala gli voglio dare 6,5. Qualcuno di voi mi ha detto beh, io non ho visto una gran partita di Dybala, invece secondo me quella di Dybala è stata un'ottima partita anche in chiave di sacrificio, e un giocatore che è stato per quasi 50 giorni con il Covid a casa in quarantena, una cosa del genere non pensavo la potesse fare, invece Dybala l'ha fatta. Anche lui non è stata la più grande partita della storia, ricordo delle ottime partite di Dybala, delle partite più belle rispetto a quella di ieri sera, però per un ritorno in campo di questo tipo io di Dybala sono stato anche abbastanza soddisfatto. E ancora una volta voglio aprirla questa piccola parentesi, non è il suo ruolo. Cioè, fare il falso 9, fare il centravanti non è il suo ruolo, come non lo è nemmeno fare l'esterno di destra. Però già da esterno di destra, in quei frangenti in cui ho fatto l'esterno di destra, l'ho visto meglio rispetto a quando ha fatto il falso 9. Quindi l'impegno c'è, la corsa c'è, la voglia c'è, e il ruolo bisogna guardarci un attimo, Mauri? Ce la facciamo. Cristiano Ronaldo, io ieri sera l'ho etichettato come peggiore in campo nel video post partita. Forse ho esagerato? Forse no? Beh, sicuramente quella di Cristiano non è stata una grande prestazione. Rigore a parte? Rigore a parte, perché non me ne frega niente del fatto che abbia sbagliato il rigore. È stato tutto il resto, perché quello non è Cristiano Ronaldo. Quello è un giocatore con il 7 sulla schiena, con scritto Ronaldo sopra, il codino, che però non è Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è tutto un altro giocatore. E questo tridente Dybala, Ronaldo, Douglas Costa, che nei miei sogni più intimi è la follia, cioè bellissimo, probabilmente ha bisogno di un giocatore, come abbiamo sempre detto, con determinate caratteristiche in zona offensiva, una spalla, un partner, cosa che Dybala può essere a patto che i centrocampisti vadano di inserimenti continui. E ieri sera sia Bentancur che Matuidi non erano quel tipo di centrocampista che vuole un attacco composto da Dybala e Cristiano Ronaldo senza una prima punta. Quindi servirebbe un giocatore imponente in grado di inserirsi e fare gol. Quel giocatore poteva essere Khedira, non si sa perché non sia partito al primo minuto, magari la condizione fisica era un po' indietro, però io ieri sera non mi sento di dare una valutazione positiva a Cristiano Ronaldo e gli do 5, uguale a Pjanic. Secondo me Pjanic e Ronaldo nei primi 11 sono stati in assoluto i due giocatori peggiori. Poi fatemi cambiare idea, i commenti sono qua apposta. Parlavamo di Khedira, ecco, Khedira voglio dare
un 6 meno, perché era 200 giorni che non toccava il campo da calcio, è entrato, non ha fatto chissà che cosa, ma non ha neanche fatto malissimo, un paio di inserimenti li ha fatti, una volta anche sulla corsia di destra si era buttato dentro, non è riuscito a finalizzare o mettere il pallone in mezzo, ma ripeto, 199 giorni senza giocare, con 1,90 di altezza e 90 kg, secondo me è giustificato, secondo me avrà bisogno di tempo e non penso nemmeno riuscirà a entrare in forma al 100% per quanto mi riguarda. Invece gli altri due che sono entrati insieme a Khedira, che sono stati Bernardeschi e Rabiot, le mani nei capelli, si è vista nettamente la differenza di valori tra quelli che erano titolari e quelli che sono entrati, riferendomi ovviamente a Rabiot e Bernardeschi, perché ok, sì, anche qua può essere un discorso legato all'atletismo, alla condizione, perché sicuramente se gli altri erano indietro lo erano anche loro, ma la sensazione di non saper cosa fare palla al piede che mi hanno dato sia Rabiot che Bernardeschi ieri è stata qualcosa di imbarazzante, perché Matuidi non è il più grande palleggiatore della storia, ma quando ha il pallone in mezzo ai piedi sa che o lo verticalizza e non sbaglia perché lo ficca là sul centravanti, o lo passa indietro, o lo passa al centrocampista, o lo passa al terzino, però sa che deve passarla perché lui con il pallone tra i piedi non ci capisce niente, ma lo sa e lo fa, ok? E poi si butta negli spazi. Rabiot, quando ha il pallone in mezzo ai piedi, lo tocca, lo pettina, lo stoppa, lo accarezza, gli chiede ciao, vuoi un chewing-gum? Ciao, hai da accendere? Gli fa qualsiasi domanda. E poi ogni tanto la perde. Bernardeschi, c'è stato un momento sulla fascia, mi pare sinistra, della Juventus difensiva, in cui non sapeva più cosa doveva fare, ormai perde palla con il terzino che stava salendo, con la Juventus che stava salendo, e stava per avvenire un mezzo disastro. Sarri ieri è impazzito con Bernardeschi, a chiamarli i movimenti. Vieni di qua, vieni di là, vieni su, vieni giù. Perché ieri sera veramente Bernardeschi non era in partita. Ieri sera Chicco non era in partita. E mi dispiace perché sembra quasi un accanimento ormai verso questi giocatori, anche da parte mia. Il discorso è che mai come quest'anno vedo dei limiti nei confronti di Federico, che è stato schierato anche in un ruolo che può essere suo, perché non mettetemi a dire che il ruolo di Bernardeschi è l'esterno di destra, perché se sull'esterno di sinistra queste cose non le fai, ma sono basilari, cioè sono velocità di movimento e di ragionamento, non cambia niente destra e sinistra. Un conto e mi dite ok, è centrale, lui è un esterno, ha bisogno di correre, bene. Sull'esterno di sinistra e l'esterno di destra le cose sono uguali, ti cambia solo il piede, ma da qui a non riuscire a capire la giocata secondo me ce n'è. Quindi se Cristiano Ronaldo e Pjanic sono i due peggiori dei titolari, Rodrigo, perdonami, te sei il migliore in assoluto, Rabiot e Bernardeschi sono i peggiori dei sostituiti, quindi voglio dare 5 anche a loro, e penso anche di essere stato generoso, perché quella ciabattata di Rabiot, che doveva essere un tiro in porta a quanto pare, invece sta ancora cadendo e quando viene giù ha la neve addosso, è stata un'offesa al calcio secondo me. Poi lo so che la finale di Champions quest'anno la vinceremo 2-0, gol di Bernardeschi e Rabiot, e io sarò qua a dover rimangiare tutto e dire sono scemo, ma lo farò assolutamente. Poi Cuadrado, vabbè, non gli do il voto perché ha giocato veramente una manciata di minuti, però quando è entrato si è vista una fase di spinta diversa sulla destra, ma ripeto, Danilo a me è piaciuto molto. Voglio dare 6 a Sarri perché ha raggiunto la finale di Coppa Italia, è vero, però è sempre quel discorso che quando vede che qualcosa non va, secondo me potrebbe provare a girare due robe, no? Poi ieri sera, vabbè, non aveva il centravanti perché Higuain era infortunato, però se ti porti dietro magari qualche ragazzino della primavera, io adesso non so nemmeno se c'era un attaccante, no? Però puoi magari passare al 4-4-2, puoi passare al 4-3-1-2, cercare di modificare anche la tua idea di partenza se vedi che quella cosa non funziona. Questa è l'unica cosa, ma ripeto, è la mia idea personale. Quindi che io dica che Sarri debba fare questa cosa qua vale zero, Io, se fossi stato Sarri, avrei provato diverse soluzioni. Ma vedo che Sarri rimane integrale sui suoi concetti di calcio, con il centrocampo a 3, la difesa 4, tra attaccanti. A me piacerebbe anche provare qualcosa di più. Poi vabbè, ieri sera la Juventus non aveva nemmeno necessità di vincerla quella partita, perché con lo 0-0 andava in finale. Però dopo 3 mesi senza calcio, io da tifoso mi dico che ho sofferto, sapendo che la Juventus poi non avrebbe segnato il primo gol post quarantena. E volevo questo record. No, vabbè, parte gli scherzi. Sarri, secondo me, l'aveva preparata anche bene e aveva fatto iniziare la partita in un certo modo. Però questa cosa
è un dettaglino, è un dettaglino, perché non è il problema dell'anno, ma è un dettaglino che secondo me è la differenza tra Sarri, ottimo allenatore, e Sarri che può essere un grandissimo allenatore. La capacità di leggere le partite. Poi ripeto, lo sto dicendo io che non ho mai allenato niente, lo sto dicendo io che di pallone non capisco niente, lo sto dicendo io che non sono allenatore della Juventus e non ho allenato mai e non ho mai vinto un'Europa League da allenatore del Chelsea. Quindi umiltà, ve lo dico proprio in maniera umile. Io sicuramente apprezzo di più un allenatore che riesce anche un po' a cambiare la sua ideologia. Ma Sarri, tranquillissimo, l'importante è che ti metti la giacca e la cravatta e che non mi mandi più a cagare. Bene, queste erano circa le pagelle, adesso vado al lavoro a editare il video, ve lo voglio portare il prima possibile. Ancora una volta, se non avete lasciato mi piace, vi invito a farlo. Qui sotto in descrizione, oltre a OneFootball, trovate anche i link dei miei social network, tra cui Twitch, dove streamo molto molto spesso, sempre a tema Juve. Ciao ragazzi, buon fine settimana e ci vediamo in finale, perché mercoledì si gioca ancora. Ciao ciao!